Siamo della diocesi di Vittorio Veneto, in Veneto. Voi siete di Foggia, di San Giovanni Rotondo. E ci stiamo preparando per la prima catechesi di questa GMG, che sarà qua alla chiesa con tutti gli altri italiani, 1200 circa. E niente, speriamo di vedere cosa sarà. Si parla di contemplazione e niente. Ciao a tutti! Ciao! È capace di fare questo non perché è dotata di grandi doti, ma perché ha dentro di sé Cristo. Allora, nel passaggio delle catechesi, delle riflessioni che sono state fatte, tornava questo rapporto con Dio, non l'ambiente ma il creato, imparare a lodare, a ringraziare. Allora il problema centrale è: Dio nella mia vita dov'è? Oggi noi celebriamo, insieme a tanti anche giovani che sono in cammino verso Assisi, la giornata del perdono di Assisi, voluta da Francesco, che desiderava, da uomo libero, da uomo nuovo, che tutti fossero riconciliati in Dio, che tutti potessero ritrovare la vera immagine di se stessi, la propria umanità bella, luminosa, che Dio ha stampato nel profondo del nostro cuore, facendoci a sua immagine e somiglianza. Ebbene, quando Francesco pregava davanti al crocifisso, diceva: Signore, chi sono io per te e chi sei tu per me? C'è un'identità profonda che dobbiamo ritrovare se vogliamo un'ecologia integrale, cioè io dove sto, dove mi trovo, che ne faccio della mia vita, chi è Dio per me, chi sono io per Lui? E la risposta è meravigliosa: tu sei il figlio, l'amato, nel quale io mi sono compiaciuto. Ciao a tutti, sono Sara di Vittorio Veneto, in Veneto. Abbiamo partecipato al primo incontro di catechesi Rise Up sul tema dell'ecologia integrale. Abbiamo riflettuto sul Vangelo in cui Maria va a incontrare la cugina Elisabetta, ormai anziana, e abbiamo riflettuto anche partendo da parti della Laudato Si di Papa Francesco, sempre parlando di ecologia integrale, inquinamento, rifiuti, eccetera. E parole che sono uscite dalla condivisione sono la fattività di Maria, la voglia di mettersi in gioco, il prendersi cura dell'altro nella relazione, quindi Maria che si offre di andare a salutare Elisabetta nonostante le difficoltà del viaggio, le difficoltà della gravidanza che stava portando avanti. E abbiamo messo anche in campo l'idea di uno sforzo di volontà, di un voler cambiare le cose, di volerlo fare insieme. Ciao a tutti, sono Nicola Campo sui social, sono di Vicenza, in Veneto,
Questa è la mia prima GMG, sui social parlo di fede, parlo di Dio, e questa GMG per me rappresenta un incontro grande. In parrocchia siamo spesso pochi, siamo sempre gli stessi, e venire qui, vedere un milione di giovani per il Papa, per Gesù, è qualcosa che emoziona, è qualcosa che non si vede mai, e queste occasioni riempiono il cuore di fede, riempiono il cuore di Gesù. E io mi aspetto davvero da questa GMG di tornare pieno di Gesù, e spero che anche tutti gli altri giovani che con me vivono questa esperienza possano tornare pieni, pieni di fede e pieni in Gesù. Qual è la parola che ti aspetti di più dal Papa? Dal Papa mi aspetto condivisione. Condivisione affinché la Chiesa possa camminare assieme ai giovani, perché i giovani sono la futura Chiesa, e se la Chiesa lascia indietro noi giovani è un problema. Bisogna collaborare, alte gerarchie e giovani, perché noi giovani saremo le altre gerarchie di un domani. E quindi c'è bisogno di una pace, una collaborazione che deve continuare, che inizia da questa GMG, che è iniziata precedentemente e che mi aspetto possa continuare ancora di più. Grazie di cuore. Un saluto a tutti. Un saluto a voi che state seguendo la Giornata Mondiale della Gioventù da Padre Pio TV. Sono Don Mario e sono qui alla Festa degli Italiani. Stiamo per iniziare la Festa dei Giovani Italiani qui a Lisbona. Un grande entusiasmo, l'entusiasmo dei giovani italiani che in massa sono venuti qui a Lisbona per poter confermare la propria fede, per poter in fretta testimoniare la bellezza della loro vita. E essere qui con loro è una grande gioia, perché ci testimonia che nonostante il tempo difficile che abbiamo vissuto della pandemia, il tempo della guerra che stiamo vivendo, è la generazione dei giovani che può realmente cambiare il mondo. È questa generazione che ha nel cuore il desiderio di cambiare la Chiesa e il nostro paese. Quindi con grande entusiasmo, da qui un abbraccio a tutti quanti voi. Ciao, io mi chiamo Pedro e siamo i volontari da Portogallo, e siamo qui per aiutare nella JMJ. Siamo tutti molto felici di essere qua, e vogliamo salutare a tutti i telespettatori della TV Padre Pio. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie mille! I giovani ci stupiscono ancora in questa stupenda giornata della gioventù. Forse se ne aspettava un minor numero, invece sono tanti, carichi di entusiasmo, carichi di quella ricerca che fa parte della loro età. E certamente il Papa e le catechesi di questi giorni stanno indicando la strada, la stessa strada di Maria, colei che si è alzata, che è andata verso il futuro, è andata verso sua cugina Elisabetta e ha portato la ricchezza della sua esperienza di fede. Noi ci auguriamo che da questa GMC nasca un popolo nuovo di giovani capaci di portare Cristo ai loro coetanei, di testimoniarlo nella loro vita. Beh, Padre Pio TV, a parte che penso ci vedremo presto in presenza, e poi dopo è una bellissima festa, e speriamo che questi giorni siano il contrario di quello che sta avvenendo, in cui sembra tutti contro tutti, invece qua siamo davvero fratelli tutti.